Sono passati 17 anni da quel 2 marzo del 2003 in cui Emanuele Petri, poliziotto in servizio alla Polfer della stazione di Terontola, venne ucciso durante un'operazione di controllo documenti sul treno interregionale Roma-Firenze di due viaggiatori, rivelatisi essere i terroristi Mario Galesi e Nadia Lioce, capi delle Nuove Brigate Rosse e responsabili degli omicidi di Massimo D'Antona e Marco Biagi. Un momento che anche quest'anno è stato ricordato, prima con la celebrazione della messa nella chiesa del Rivaio a Castiglion Fiorentino, presieduta da Monsignor Riccardo Fontana, e poi con la deposizione di una corona di alloro al cippo posto alla stazione ferroviaria di Castiglion Fiorentino in piazza Emanuele Petri, luogo dove si fermò il treno dopo il tragico avvenimento. Questo avviene in modo, direi, se non automatico, ma di sicuro avviene in modo spontaneo. Non è una sorta di cerimonia questa da fare a tutti i costi, è perché è un dovere. È qualcosa che ormai fa parte anche della nostra sensibilità, del nostro territorio comunale, che è vicino ovviamente al capoluogo Arezzo e al cuore delle istituzioni, così come vicino all'Umbria, alla comunità di Tuoro, perché ovviamente in questo abbraccio simbolico si uniscono a distanza di 30 km due comunità che hanno usufruito anche del servizio a favore dello Stato di quest'uomo e non solo di quest'uomo, perché poi sono tutti da ringraziare, anche coloro che fortunatamente per svolgere questo servizio non ci perdono la vita e sono ovviamente mai come adesso devono essere al centro della nostra attenzione e della nostra riconoscenza. Sempre vivo il ricordo della vedova Alma Petri, molto attiva nell'impegno a diffondere nella quotidianità senso civico e rispetto delle istituzioni nel mondo scolastico. È la stessa cosa del primo anno, per me è sempre la stessa cosa. Castiglion Fiorentino è oramai legato a noi e a me e alla mia famiglia in modo indissolubile, quindi sono veramente orgogliosa e sono veramente contenta di quello che fanno ogni anno. Grazie, soprattutto questo pensiero dei ragazzi per me mi ripaga di tante amarezze e del dolore che ancora per me è come se fosse il primo anno. Però io ho sempre nel cuore i ragazzi e quello che faccio lo faccio per loro. Al termine della cerimonia, la preside dell'Istituto Comprensivo Città di Castiglion Fiorentino, Maria Silvia Corbelli, a nome del Consiglio Comunale dei Ragazzi e in rappresentanza di tutti gli studenti, ha consegnato ad Alma Petri una fotoricordo scattata davanti al monumento. Io stamattina ho portato il saluto del Consiglio Comunale dei Ragazzi, di tutti gli alunni, del personale docente e ATA, che appunto concorre alla formazione dell'uomo e del cittadino, che è il fine ultimo appunto della nostra istituzione scolastica. I ragazzi del Consiglio Comunale hanno pensato di regalare alla signora Petri una foto scattata qui vicino al monumento con appunto una frase significativa: noi non dimentichiamo. Non dimentichiamo perché noi si dice sempre che si educa con le parole, si educa però soprattutto con l'esempio. L'esempio che è stato dato da questo poliziotto appunto vale più di 1.000 parole, per cui il ricordo è fondamentale.